Ma non parleremo solo d'amore quest'oggi, perché a San Valentino è venuto a trovarci un carissimo amico personale, un collega, abbiamo anche collaborato per un'altra radio, super ospite sempre nei talk show, bisogna chiamarlo mesi e anni prima perché è molto impegnato, reduce da una sua straordinaria esperienza al Grande Fratello VIP 2, quest'oggi è con noi Raffaello Tonon. Quindi curiosità, parleremo di Isola dei Famosi, Grande Fratello, ma anche poi naturalmente un po' del suo percorso personale, della sua strada. E allora armatevi del vostro WhatsApp, come facciamo sempre, scrivete tutte le domande, curiosità, indiscrezioni che volete fare a Raffaello Tonon al nostro 335 127 48 14. Vibes, il programma delle buone vibrazioni, delle emozioni positive, insomma cerchiamo sempre di affrontare il pomeriggio qui a Reporter in quest'ora dalle 14 alle 15 con un sorriso in più, e oggi lo facciamo con un amico che è Raffaello Tonon. Eccoti qua, ben trovato. Buon pomeriggio Zappone, che meraviglia essere con te e con tutti i nostri radioascoltatori. Grazie intanto per essere qui con noi. Grazie a te per avermi invitato, di solito sono di là dal mezzo, oggi sono invece qua con te ed è un grande piacere davvero. Tu sei un po' amante della radio, ma sei preferisci la TV o la radio? Guarda, sono due figlie, come dire, a un padre che ha Sofia e Maddalena, ami di più Maddalena o Sofia? Amo entrambe infinitamente perché sono diverse, hanno delle peculiarità diverse, ma ti ringrazio perché oggi tu mi fai ritrovare Sofia, definiamola così, che è una figlia che vive lontano e che frequento poco, troppo poco. Sono andato a trovare Sofia, questa è la metafora che mi piace utilizzare. Però se io adesso dovessi dirti, guarda Raffaello, hai due possibilità, conduci un programma TV o un programma radio, cosa scegli? Un programma, al momento ti direi tutti e due, però sicuramente un programma TV perché mi sento più vicino alla TV, ho più in questo momento confidenza con il mezzo televisivo, anche se la radio ha un fascino diverso, completamente diverso, un impegno diverso, ci vuole una tecnica, una devozione completamente diversa. La TV, se vuoi, non è più facile, però è più scorrevole, perché al di là di ciò che tu dici, hai la carta dell'immagine, hai la carta del contorno, non solo tuo, ma anche di tutti quelli che con te stanno facendo il programma. Certo. E quindi la qualità deve essere alta, ma c'è più agio di avere qualche sbavatura, inciampo. La radio non perdona. È vero. Quello che dici passa, e quindi lo devi dire al massimo. Anche la TV la devi fare al massimo. Certo. Però la radio veramente non ammette né ignoranza e non ammette errore. Se hai poco entusiasmo, se è una giornata, qui si percepisce subito, il pubblico titana immediatamente. La TV prima la guardi e poi la senti, la radio la senti e basta. Poi sai, chi in qualche modo da tempo è abituato a lavorare con le persone, in questo caso tu che fai la televisione, io che sono sempre nel dietro le quinte, no? Con l'animazione, a contatto con il pubblico, è completamente un mondo diverso, perché qui sei in uno studio, abbracci un pubblico che non ti vede, invece con le persone hai la possibilità di giocare, tra virgolette, no? Con la gestualità, con il non verbale. Quindi da un lato è facile in un modo e dall'altro è... Sono due mezzi belli che... Anche se, ripeto, la radio è qualcosa che io vorrei ricominciare a fare, sicuramente è nei miei progetti e mi muovo affinché ciò accada. Certo, certo, bene. Sì, perché poi noi l'abbiamo detto anche sulla clip che abbiamo fatto su Facebook, tra l'altro amici di Reporter, se avete tempo, voglia con il vostro smartphone di fare un salto sulla nostra pagina Radio Reporter di Facebook, naturalmente poi vi accorgerete anche che abbiamo parlato di questo, abbiamo collaborato con un'altra emittente insieme, certo, anni fa, e abbiamo fatto una simpatica gag con il nostro mago Diego che gira sempre per gli studi qua. Bravissimo, esile ma bravo. È un gigante, eh? Esatto, sì. Allora Raffo, dai, periodo incredibile per te, c'è stata una piccola flessione prima del Grande Fratello. Beh, fisiologica. Dopo 14 anni, se non dai una potata ai rami, se non concimi la pianta della popolarità, è chiaro che ci sia una flessione dopo tanti anni di esposizione, ma senza novità, senza, ripeto, concimare un po' il personaggio, c'era stata una flessione. Adesso abbiamo potato, concimato, rinverdito, e quindi la ruota di fortuna pare essersi rimessa a girare. Sì, perché per chi ti avesse seguito solamente nell'avventura
chiusura del Grande Fratello VIP 2, tu hai moltissimi anni che sei negli studi televisivi. 2004, hai iniziato con Maurizio Costanzo, sì, no? Costanzo Show, prima puntata è stata il 18 di marzo del 2004, da lì Costanzo Show, Buona Domenica, Isola dei Famosi, partenza nel marzo del 2005, vittoria della Isola il 31 maggio del 2005 e da lì... Fattoria nel 2005, il 31 di maggio, e da lì poi anni di devo dire, di buon galoppo. Ecco, posso chiederti un attimo di stasi. Come ti sei avvicinato a Maurizio Costanzo? Cioè, perché ti sei avvicinato a Maurizio Costanzo? Io sono arrivato, come tutte le cose meravigliose della vita, per caso. Non avevo in mente assolutamente di fare questo, non mi interessava, io volevo fare l'avvocato civilista divorzista, già praticavo in uno studio da studente, ma il fatto ha voluto che rincontrassi un mio compagno del liceo che si occupava di altro, cioè di televisione, aveva fatto la scuola di autore televisivo di Costanzo a Roma, era nei 5 migliori di questa scuola e quindi era stato assoldato da Costanzo per lavorare per lui, rincontrato per caso in un ristorante qui a Milano, perché lui era milanese, era ritornato a trovare i genitori per un breve periodo, mi ha detto: io studiando in questa scuola ho ripensato a te perché tu sei un animale televisivo. È finita questo incontro fortuito in questo ristorante, perché io ero una tavolata, lui era un altro, con una bella risata e uno scambio di cellulari, ma per rivederci, con certo, quelle cose di cortesia. E invece lui mi ha fatto chiamare dal Costanzo Show, io così ho accettato, ricordo che stavo consolando una mia amica che aveva appena saputo di essere tradita, quindi quando la redazione mi chiamò era circa l'una del giorno, del pranzo, e dissi: senta, mi può chiamare dopo le 18? Questo per darti l'idea di quanto mi interessasse in quel momento partecipare al Costanzo. Certo. Invece poi, arrivando dopo una serie di conversazioni eccetera, ma ripeto, tutto giocoso, mi dissero: guardi, lei deve venire a partecipare alla puntata Nobili contro Coatti. Io dissi: guarda, io sono né nobile né coatto, quindi non vedo come mi colloco. E invece mi dissero: ma no, ma venga. Insomma, ci fu un po' di insistenza. Io dissi: vabbè, nulla perdo, nulla guadagno, vado. La luce rossa della telecamera, perché chi non è mai stato in televisione magari non lo sa, ma molti lo sapranno, sopra le telecamere c'è una luce rossa che ti indica che sei su quella telecamera, che quella telecamera è attiva, mi ha ipnotizzato. Da lì si è squarciato un velo, ho capito che quella luce a Raffaello Tonon dava qualcosa che è fondamentale nella vita, che è l'entusiasmo. E da lì sono stato rapito dal Costanzo Show, da Maurizio Costanzo, che è mio padre televisivo, e da tutta la meravigliosa avventura della TV. Sei ancora in buoni rapporti? Senti, Maurizio. Ma sono in ottimi rapporti. Io devo la vita a Maurizio Costanzo, non la vita. Come dico sempre, io devo il cambiamento sostanziale della mia vita. Ecco, tu ti riconosci nel Raffaello quando si accende la lucina e nel Raffaello della tua vita quotidiana? Non con c'è i tuoi nessuna amici. Forma non di c'è cambio. Distinzione. Non c'è nessuna forma di cambio. Forse, ecco, nella mia vita privata dico qualche parolaccia che in televisione non dico, perché abbracciando un grande pubblico e entrando soprattutto nelle case della gente devo avere il rispetto della casa altrui. Quindi lì mi trattengo, ma non è una forma, vedi, di falsità, è una forma di rispetto. Tutti noi siamo andati a scuola, tutti noi avevamo un professore magari che amavamo di più e quella che odiavamo, tra virgolette. Nessuno è mai andato davanti a quella o a quello a insultarlo. Ma in casa nostra l'abbiamo tutti insultato. Questa non è falsità, questa è buona educazione, è buon senso ed è rispetto che qualcuno, i nostri genitori in questo caso, mia madre nel mio, ci ha insegnato. Quindi non è vero che ciò che si ha sulla punta della lingua deve per forza uscire ed essere detto. Ci sono delle cose che è meglio celare e questa non è falsità. Io ogni tanto, ecco, la differenza tra la luce accesa e la luce rossa, accesa e spenta, è quella che magari nel mio quotidiano, come tutti, mi lascio andare a un pizzico di torpiloquio. Beh, che certo, in televisione quello... o qui in uno studio radiofonico non farei mai. Quello fa parte un po' nella anche... casa ogni tanto l'ho fatto, ma spero in maniera simpatica. Esatto, allora Raffaello, parleremo proprio di questo con te tra poco, della tua avventura al Grande Fratello VIP 2, grande successo, della tua amicizia poi con Luca Onestini, che strepitosa, sta continuando anche fuori dalle telecamere. Parleremo un po' di Isola, di tutto quello che sta succedendo con di questo dissing pazzesco tra Eva Enger e Francesco Monte. Tante curiosità, soprattutto le vostre domande. Se le avete da fare a Raffaello Tonon, fatelo al nostro 335 127 48 14, poi curiosate anche i nostri social. Good vibes.
Vibes nel pomeriggio di Radio Reporter, oggi con Raffaello Tonello. Allora, Raffo, arrivano un po' di WhatsApp simpatici. Sì. Molti complimenti per te, per la tua voce. Grazie. Che in radio esce bene, bella. Grazie. Poi Francesca mille. Dice: vorrei un saluto da Raffaello e volevo fare una domanda un po' scomoda. Se il suo cuore è libero o c'è qualche qualcuna? Guarda, il mio cuore è un cuore libero. Ne sono state, guarda, è uscito, ma parliamo chiaramente, è uscito tempo fa, una settimana scorsa, un articolo su un giornale dove dicevano che io avessi voglia di ricominciare da un'amica molto cara, ma questo così non è, dico la verità. Il mio cuore in questo momento è libero, io sono una persona che si sta concentrando molto sulla sua carriera. E questo articolo è stato abbastanza travisato, ci sono delle fotografie che ci ritraggono insieme a una cena a Sanremo, ma è una cena dove c'erano tantissime altre persone, sono delle fotografie che sono state prese dal fotografo, qui sembra sempre no, ah ma voi fate, poi rinnegate, assolutamente io non ho nulla da rinnegare, che sono una persona libera e fa e dice quello che vuole. E quindi c'è stato questo articolo. Dico oggi, in questo momento, io sono una persona libera e il mio cuore al momento batte per me stesso e per il mio lavoro. Benissimo. Sono innamorato di Raffaello. Francesca sarà molto contenta anche. Grazie. Che come si vive, Raffaello, una vita frenetica come la tua? È chiaro che tu sei abituato da molti anni. Ecco, ci entri dentro bene, io non con potrei... il telefono che squilla, con le stories da fare, con i social da postare. Io sono tornato a vivere, perché quando il telefono ha non smesso, ma suonava meno, quando la mia vita era meno presa da impegni, mi sono salvato e rifugiato in cosa? Nei libri, nell'approfondire magari, ecco, il mio aspetto culturale. No, io ancora oggi leggo molto, compro libri, cerco di trovare sempre il tempo di tenermi informato, perché se no io perdo quella che è la mia linfa, perdo quelle cose che sono fondamentali per la mia natura di uomo e per il mio lavoro. Uh-huh. E quindi continuo a farlo nonostante il tempo sia meno. Quando avevo più tempo mi ha salvato questo, mi ha salvato rifugiarmi in queste cose, nell'andare più al cinema, nell'andare più a teatro, nel fare queste cose che magari adesso ho meno tempo di fare. Però sicuramente la mia vita è una vita che più è piena di cose e meglio è, perché non avendo una famiglia, non avendo nessun tipo di riferimento diverso da quella che è la mia persona e il mio lavoro, più lavoro c'è, più felice sono, perché mi esprimo, perché ho modo di darmi e di condividermi con gli altri. Certo. A me, quando mi viene chiesto un selfie, quando mi viene chiesto un autografo, adesso a Sanremo sono tornati a chiedermi l'autografo, una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché di solito ci sono solo i video e i selfie. Mi mettevo in difficoltà su Sanremo, perché dove ero inviato per Barbara D'Urso, perché avevo poco tempo, c'erano tante cose da fare, quindi il tempo era tiranno. Ma a me, quando mi chiedono scusi, mi dispiace che mi chiedano scusi, perché mi fa piacere. Il grande plus, il grande più, il segno più della popolarità è quello che alla mattina, l'ho già detto tante volte, quando esci di casa, e capita a tutti, quindi anche a noi popolari, di avere le palle girate, ecco, ho usato un turpiloquio, ma perché rende in questo caso. Quando tu esci dal portone e c'è qualcuno che si prende la briga di fermare la mattina presto, anche lui ad andare o lei da lavorare, cioè i bambini da portare, da fare, da dire, e dice scusa, posso avere un selfie? Quella è una manifestazione di affetto impagabile, che ti rende un privilegiato. Quello è il vero privilegio della popolarità, qualcuno che voglia immortalarti nel suo telefonino, perché vuol dire che tu hai lasciato qualcosa a quella persona, vuol dire che quella persona ha piacere di avere un rapporto con te. Chi non ha la visibilità che ha uno che è un televisivo non ha questo tipo di privilegio. Ecco, quindi la mia vita frenetica, piena di lavoro, piena di cose, mi dimostra che sto facendo qualcosa di buono per me. Sicuramente non salvo le vite, non progetto i ponti, non faccio nulla di sostanzialmente buono per l'umanità, ma faccio qualcosa che probabilmente è buono per qualcuno, diverte qualcuno, tiene compagnia a qualcuno. Questo mi basta. Se avessi avuto delle velleità di salvatore, tra virgolette, del mondo, avrei studiato medicina, avrei studiato ingegneria, avrei studiato astrofisica, avrei fatto un percorso sicuramente impegnativo, importante, che non ho fatto, ho fatto altro. Quindi mi accontento di quello che ho e ringrazio il Dio di quello che mi sta dando il mio pubblico e la sorte. Certo, e la certo. Fortuna. Quindi diciamo, non hai percepito
sentito anche, nonostante ci sia stato un grandissimo cambiamento, no? Tu avendo iniziato la TV, diciamo dal 2004-2005, questo stress anche psicofisico con la tecnologia, il fatto di postare, mettere la storia, no, che comunque un personaggio come te poi deve fare. Ho dovuto imparare. Io ero molto riottoso nei confronti della tecnologia, ma insomma, grazie al cielo sono vivo, sono contemporaneo, non sono morto, e quindi debbo anche io adeguarmi a quelli che sono i tempi. Sicuramente io sono uno che il giornale non lo legge da internet, vado in edicola perché a me piace la carta stampata. I libri, anche se è molto comodo quell'aggeggio che raccoglie, non so neanche come si chiami, tanti libri in uno, è vero, tu con quello non, quando vai in vacanza non hai il borsone dei certo. libri. Però io non l'ho comprato, non me lo sono fatto regalare dagli amici che mi hanno detto ma te lo regaliamo noi, ma no, per carità, perché preferisco la carta stampata. Ecco, laddove io posso gestire qualcosa che dipenda da me, rimango un po' antiquato. Però per carità, i social ci sono, ben vengano, li utilizzo, mi piace il rapporto con i social, mi piace che la gente mi scriva in direct, mi faccia anche una critica. Ti faccio un esempio. Sì. Una signora a Sanremo mi ha scritto, mia figlia è rimasta male perché tu eri di fretta e non hai fatto la fotografia. Sì, esatto, volevo anche arrivare un po' lì. Ecco. Io ho risposto alla signora, mi sono scusato, ho chiesto alla signora per favore di poter fare un video, e tramite Instagram io ho chiesto il numero, il nome della figliola, e gli ho fatto il video. Fatto, certo, perché certo. Soprattutto quando si parla di bambini mi dispiace, ho sentito tante storie di personaggi oggi famosi che hanno detto sono rimasto male quando davanti a quel teatro, a quel cinema aspettavo quella persona. Io non sono un divo, sono una persona popolare, e mi piace che grazie ai social ci possa essere stata questa forma di comunicazione. Allora Raffaello, noi facciamo una piccolissima pausa, torniamo tra poco con appunto tutte le curiosità della tua avventura al Grande Fratello, parleremo d'Isola e poi apriremo una piccola parentesi su Sanremo. Ci fa piacere poi del tuo parere sulla canzone Meta Moro, di questo presunto tutto plagio. Tutto il bene possibile del festival. Ecco, 2018 super. Olè, le vostre domande e curiosità che continuano ad arrivare al nostro 335 127 48 14. Lights, ce lo dice Robbie Williams nel pomeriggio di Good Vibes alle 14.35 con Raffaello Tonon, quest'oggi che è venuto a trovarci. Facciamo un sacco di risate, chiacchiere, curiosità. Andiamo. Che bello, poi tra l'altro molti messaggi d'affetto per te, Raffaello. Grazie, li ho letti, sono ecco. Molto carini. Saluto Rossella e mi dice che mi scrive in direct, ma spesso non rispondo perché grazie al cielo siete tanti. E poi voglio salutare anche la Marti Bonocore che mi dice ti sto ascoltando, ma scritto in direct e l'ho letta. Ciao Marti. Grazie a tutti, ciao. Anche Mara, Maria Laura, poi chiedono un programma con te, dicono che hai una voce meravigliosa, insomma grande affetto davvero. Tu pensi che sia comunque stato anche il Grande Fratello VIP che ha avuto è un stato. Grande successo? Tu dici che è stato proprio il Grande Fratello? È stato sicuramente il Grande Fratello a dare una bella mossa alle acque. Ti ripeto, il Grande Fratello ha mosso la ruota di fortuna, assolutamente, è stato quello che ha rinverdito la mia popolarità, ma soprattutto forse ha permesso al pubblico di vedere una parte di me completamente diversa da quella che era prima, di scoprire cose nuove, di vedere lati della mia personalità che magari non aveva visto o erano sopiti o non c'era stato modo di conoscere, ecco. Sì, perché nella casa poi tutto viene fuori, no? Nella casa c'è poco da nascondere in realtà, con le telecamere, con relazioni. Con l'ozio, il segreto è l'ozio, Diego, perché quando tu sei in ozio così tanto tempo, quando la situazione è quella, perché alla fine le giornate passano lente, tu dalla mattina devi fare venire la sera, dalla sera devi fare venire la notte, e poi ci sono, va bene, le ore nelle quali si dorme, però la giornata, è vero, ci sono delle attività cosiddette, però è molto lunga, e il fatto che non ci sia molto da fare se non quello di condividere il tempo con gli altri e poi soprattutto con se stessi ti consente di fare dei pensieri, delle riflessioni, di lavorare anche su te stesso e così di fare uscire, ma anche per te, dei lati di te che magari hai preferito lasciare lì, che magari non avevi avuto il tempo di approfondire con te stesso. È veramente un gioco, ma che ha una valenza psicologica importante, magari non tanto per chi guarda, ma soprattutto per te che lo fai. È un'esperienza, io l'ho detto subito, io sono partito semplicemente perché volevo riavere luce sul mio personaggio. Questo lo sono chiaro, io non sono andato. Tu sei entrato in corsa, giusto? Tu certo. Sei entrato io con sono entrato Carmen Russo e con Rinclery.
e Carmen e Corinne. Io sono entrato il 16 di ottobre, dove il programma è iniziato l'11 di settembre, certo, quindi un mese e mezzo dopo. Però lo stesso, diciamo, io sono uscito di lì dicendo: io ho mangiato la mela fino al torsolo e me la sono gustata tutta. Che è la cosa in realtà da fare, più bella poi quando si fa un reality così. Non hai percepito un qualcosa di, non so, una sensazione strana nel momento in cui si entra in corsa in un reality così famoso, così pieno di richieste, magari anche per chi vuole partecipare? Qual è stata l'emozione proprio di arrivare un mese dopo, diciamo? Io ero terrorizzato perché pensavo che, insomma, vi fosse già un gruppo unito, una squadra fatta, nel bene e nel male per loro, perché comunque anche loro erano magari vittime di antipatie e simpatie, ma comunque all'interno del loro gruppo già costituito da un mese e più di convivenza. Quindi dico: figurati, adesso arriviamo io, la Russo e Clary, e questi ci vedono come tre intrusi. Invece devo dire, lode al merito a tutti loro, ci hanno accolto molto 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 bene, e quindi questa parte di problematica si è annientata dopo veramente le prime 12 ore, la prima giornata. Sì, è stata una bella edizione davvero, al di là degli ascolti che poi premiano, anche così come l'Isola vediamo che hanno sempre grande successo sul pubblico a casa, però c'è stata molta umanità in questo Grande Fratello, Varia è vero? Bella, Varia è bella, con degli scontri, delle cose, tutto quello che tu vuoi, però devo dire molto, sì, io mi sono trovato molto bene, molto molto bene. E poi ovviamente la tua meravigliosa amicizia con Luca Onestini, che mai ti saresti aspettato, così come mai, hai detto te. Mai, ma è stata la vera sorpresa di questa avventura e di questa vicenda. E poi sono certo, sai, sull'onda dell'entusiasmo, io sono uno che dice le cose come stanno. Dice: cosa hai lasciato nella casa? Io nella casa non ho lasciato nulla, ho lasciato le masserizie, i mobili, i divani, le pentole, i forni, cioè queste cose qui. Il resto mi sono portato via tutto. Gioco Forza nel tempo, i ricordi, le emozioni, la gran parte di queste andranno svanendo nel tempo, no? Perché il tempo passa e certe cose te le dimentichi, certe emozioni si affievoliscono o si affievoliranno. La linea della vita, che è stato quel momento in cui ho dovuto scrivere la linea della mia vita, no? E l'amicizia con Luca sono due esperienze che rimarranno per sempre. Sempre. Per sempre. La meraviglia di aver incontrato Luca è qualcosa che io avrò per sempre. Certo. Per sempre, che noi continuiamo a portare avanti. Ci siamo sentiti prima, ci vediamo più tardi. Luca verrà a vivere a Milano, perché il lavoro lo ha portato qui, lo porta qui. Milano è una città dove si lavora bene, per quello che si intende fare per quanto riguarda appunto lo spettacolo, la TV, la moda, e quindi gli aperitivi, dicevamo fuori, anche tu hai sofferto molto nella casa, il fatto per banco la mia vita sociale mi è molto mancata, perché tu sei molto da aperitivi, io sono da aperitivi, da cene, da burraco, da feste, io sono uno che se la diverte, devo dire la verità, se la diverte meno da discoteca, però tutto il resto, ma anche quella, però tutto il resto, devo dire, tutto ciò che è sociale, lo stare insieme, il ridere, il convivio, mangiare, ecco, sto molto attento, come si è visto, però per il resto lo stare insieme mi piace molto. Certo. C'è tempo di stare tranquilli e da soli quando saremo un po' più là con gli anni, e magari neanche là. E Raffa, e poi insomma, vabbè, al di là del fatto delle serate che naturalmente portano anche visibilità a voi, che avete avuto anche un grande successo sia nella casa, e poi tu commenti sempre nei vari salotti televisivi mattino pomeriggio quello che succede, no? Cioè commenti la televisione. Certo. Ok. Che certo. A te piace? Io adoro la televisione perché è parte della nostra quotidianità. Apprezzo anche chi dice alle volte: guardi, io non la conosco perché non ho la televisione in casa. Apprezzo, perché vuol dire che ha altro da fare, ha degli altri interessi. A me la televisione piace molto, io non dopo oramai tutti questi anni non potrei viverne senza, sia che io sia inserito nel progetto televisivo che io non ne sia inserito. La curiosità verso ciò che accade dentro quella scatola per me è vitale, per me. Certo, ma invece il Raffaello che appunto dicevamo prima del Grande Fratello, no? Che ha avuto questa flessione professionale, no? Perché certo. Poi tu facevi le televendite, giusto? Ma bene, diciamo le televendite che mi hanno comunque consentito di rimanere nel circuito, io benedirò per sempre e continuerò a farle, perché innanzitutto mi hanno dato da mangiare, mi hanno dato da mangiare bene, mi hanno permesso di rimanere sempre in attività e in palestra, perché fare le televendite non è un'occupazione di serie B.
nel panorama televisivo, perché comunque fare le televendite significa avere, io e i miei colleghi, una certa competenza e una certa esperienza da manifestare davanti a una camera. Quindi questo mi piace sottolinearlo. Però fare solo quello, magari per uno che ha voglia di fare anche dell'altro, può essere un po' riduttivo. Però grazie ai miei clienti e grazie alle televendite io ho potuto continuare a concentrarmi solo sul panorama televisivo e non fare altro e non uscire di fatto dal giro. Quindi ringraziamo il cielo. Certo, la flessione c'è stata, ma senza ombra di dubbio. E tu avresti percepito però che qualcosa poi sarebbe successo, no? Vuoi l'esperienza Grande Fratello, che le cose sarebbero in qualche modo ritornate? Ho sperato, Diego. Sperato. Ho sperato, ho lottato, ho continuato a credere, ho continuato a cercare di mettermi nella condizione di essere appetibile, anche dal punto di vista, se vuoi, proprio psicologico, fisico, del continuare a informarmi, continuare ad essere quello che ero e che volevo essere. Tu sei anche cambiato fisicamente, Raffaello, certo. No? Tu hai fatto un intervento di liposuzione, hai detto che hai fatto qualche ritocco, no? Giusto anche al viso, l'hai detto? No, al viso no, al viso no. Se al viso vogliamo dire che fare un po' di laser è un ritocco, no, beh, faccio dei laser per spianare la pelle, per queste cose qui, ma sono delle cose, voglio dire, che non sono dei ritocchi chirurgici. Tu vai, stai un quarto d'ora, te ne vai. La liposuzione è qualcosa di chirurgico. È stata fatta un'anestesia totale, mi sono stati asportati 5 litri di grasso, 4,5 litri, non chili di grasso, e l'ho fatta perché ero stufo. Il mio bagno è disposto in maniera tale che quando io esco dalla doccia ho a pochi metri lo specchio sopra il lavandino. Ed ero stufo di vedere una parte del mio corpo, cioè i fianchi e l'addome, che non mi piacevano più, ero stanco. E io ho imparato anche ad accettarmi per quello che sono. Ho combattuto tanto contro di me nella vita. La vita con me è stata molto buona, ma anche alle volte ho preso anche tanti cazzotti, ho avuto tante problematiche e ho combattuto tanto con me stesso. Ma non ho voglia di combattere contro la mia pigrizia. Ecco, e quindi di andare in palestra non avevo voglia, ho preferito fare la chirurgia estetica. Chi ha voglia di andare in palestra e di condurre quel tipo di vita sana lì, Dio lo benedica. Io no, sparatemi. Ecco, adesso detto tra me e te, Raffa, secondo te credi sia stato necessario questo tipo di cambiamenti anche fisici per poter partecipare, per poter riavvicinare? No, non penso. No, è stato necessario perché io mi piacessi di più, non mi amassi di più, mi piacessi. Quindi di prettamente più. Personale. Dice, ma tu hai fatto una liposuzione per avere più chance in amore? No. Per piacere a me stesso, che è fondamentale. A me di poi piacere agli altri interessava e interessa fino a fisicamente. A me interessa essere agli altri piacere perché sono una persona simpatica, magari briosa, magari interessante, magari. Poi se piaccio anche fisicamente, beh, ma ben venga. Certo. Ma ben venga, ma insomma, voglio dire, il bello estetico, voglio dire, mica fa schifo, cioè l'essere belli piace a tutti, diciamoci la verità. No, sai perché? Perché negli ultimi anni, è vero che questa cosa c'è da molto, però è come se percepissimo, ma non solo io, la sensazione che si debba stare sotto determinati standard e canoni per poter fare un certo tipo di vita, vuoi la televisione, vuoi avere la fama, vuoi avere successo, che magari vanno a spegnere un po' l'io interiore, no? La tranquillità, l'essere, guardate, belli dentro. Ecco. Guardate, l'importante secondo me è che chi decide di andare da un chirurgo decida sempre di andare anche alle mostre, decida sempre di andare anche in libreria, in edicola, decida sempre di andare anche a visitare una località turistica dove magari non ci sia solo il mare ma anche qualcosa da vedere. A quel punto può andare dall'estetista, può andare dal chirurgo, può andare dove vuole. Ma questo, ripeto, una cosa non esclude l'altra, cioè il mondo è grande, noi siamo nel mondo e dobbiamo avere una mente grande, un'anima grande. Allora se uno si va a rifare il naso, il seno, i glutei, l'addominoplastica, eccetera, non vedo perché non possa andare a fare un bellissimo viaggio in Vietnam piuttosto che, non lo so, a Noto a vedere il barocco, piuttosto che a Lecce, piuttosto che a vedere le meraviglie delle nostre chiese della Bergamasca. Cioè non riesco a vedere perché se uno si preoccupa del proprio aspetto esteriore, nello stesso momento non si possa occupare anche di quello interiore. Cioè questa cosa
va sfatata, no? Sì, no, diciamolo, perché sembra è proprio una cosa che va sfatata. Che per poter raggiungere determinati livelli, lo vediamo. Che poi ci siano dei casi di cronaca scandalosi, come quella che vuole andare a fare la commessa, ma perché è in sovrappeso il datore di lavoro della multinazionale o anche del negozietto normalissimo, dica no, tu non vai bene perché sei grassa, utilizziamo i termini che usano, che questo sia una vergogna, questo prescinde tutto il resto, ok? Questa è una vergogna come ce ne sono milioni di altri, no? Però ripeto, io non l'ho fatto perché pensavo che così l'occhio della televisione fosse, perché quando io ho iniziato a fare la televisione ero un ragazzo che sicuramente non era il prototipo del palestrato muscoloso, figo, avvenente da quel punto di vista lì. Ero uno che aveva delle peculiarità e delle caratteristiche diverse sicuramente dal figo del paese o del figo del villaggio, ecco, figo del bigonzo. Sicuramente non ero io. Rafa, ci dobbiamo fermare, purtroppo abbiamo i nostri tempi anche qui in radio. Negli ultimi 10 minuti però parleremo naturalmente di Sanremo, un po' di Isola dei Famosi, e aspettiamo ancora le vostre domande a Raffaello Tonon al nostro 335 127 48 14. C'è anche Cristina Aguilera nel pomeriggio di Good Vibes con Candyman. Allora, gli ultimi minuti con Raffaello Tonon. Raffo, arrivano davvero un sacco di WhatsApp, di complimenti. Mi fa piacere. Uno fra tanti, poi naturalmente chiediamo scusa perché non abbiamo la possibilità di leggerli tutti, anche se vorremmo per i tempi. C'è Serena, dice, beh, io seguo Raffaello dai tempi del Maurizio Costanzo, voleva chiederti se sei riuscito a chiarire gli screzi con Eremias, Malgioglio, sai, nella casa, no? Se successivamente le cose si sono un po' chiarite. Ma guarda, con Eremias ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Con Cristiano altrettanto. Cristiano si è scusato, diciamo, mi ha spiegato, ma sai, oramai è acqua passata. Io auguro a tutti fortuna, voglio dire felicità, serenità, ognuno faccia le proprie strade col massimo del risultato, e qua la chiudo. Raffaello, allora, Sanremo penso sia stato un festival, poi ne ha parlato anche molto la stampa, i social, uno dei festival dopo molti anni che ha dato qualcosina in più. Tutto il bene possibile, perché abbiamo visto finalmente un ritorno alle origini snellito da quello che poteva essere tutto il carrozzone che l'avrebbe reso noioso, è vero, no? Cioè le origini messe però nel 2018 potevano essere pesanti. Quindi la musica che la fa da padrona veramente quest'anno, una musica che comunque emoziona, perché la cifra stilistica del direttore artistico Baglioni personalmente è una cifra emozionante. Se noi ascoltiamo le canzoni di Baglioni, sono tutte canzoni che hanno l'emozione come motore. Sì, della sono sua state opera. Anche poi riportate sul palco dell'Ariston. Ecco, io